Hello everyone, my name is Luger Gitano from the United States. Today I'm presenting a film called The Artisan. I hope you'll enjoy. Mi sento privilegiato, devo dire che sono 50 e passa anni che faccio questo lavoro e ogni giorno è sempre bello, addirittura ci sono delle domeniche pomeriggio che mi annoio, non vedo l'ora che venga lunedì per venire di nuovo in bottega e lavorare. Mentre lavoro vengo stimolato dal legno, ma sono io che voglio che succeda quelle cose. Io dico che l'ispirazione ce l'ha quello che lo fa per hobby e la mattina si sveglia dopo aver fatto un altro lavoro e dice: oggi vado a fare questo lavoro perché sono ispirato. Ma l'artigiano lavora tutti i giorni 10 ore al giorno. O che siamo ispirati tutta la vita o se no è naturale che lavorare tutti i giorni dà successo. Forse da ragazzo ho fatto dei lavori molto più grossi di quelli che sto facendo adesso, soprattutto mi viene in mente una grossa cassa processionale che ho fatto per la Sicilia. Quando si fanno delle cose religiose, al di là di credere o non credere, ma esempio nel mio caso, inizio da un tronco e piano piano scavo e poi questo tronco diventa un Cristo, un crocifisso, e vedere il pubblico che passa e di fronte a questo pezzo di legno, che per me è sempre un pezzo di legno, col mio lavoro, si è modificato e emozioni chi passa, addirittura c'è gente che si faceva il segno della croce, beh, allora ho detto, accidenti, le mie mani e una sgorbia riescono a creare dei miracoli. L'artigiano mi sta bene, cioè l'artigiano è colui che trasforma la materia bruta in un'opera finita. La parola artista secondo me è un po' un'invenzione del critico d'arte e della cultura romantica. Il mio tema preferito, te ne sarai accorto, è il corpo umano. Il corpo umano con tutte le sue implicazioni, con tutte le sue dolcezze e durezze. Ultimamente, giustamente, mi sono dedicato più ai visi, perché tutti ambiscono a farsi ritrarre, però un conto è farsi ritrarre con una fotografia, che se il fotografo non è bravo non riesce a entrare dentro alla personalità, mentre invece il tempo di fare un viso, sia sul marmo che nel legno, obbliga l'artigiano a entrare un po' nella fisionomia e nella personalità della persona da ritrarre. Io potrei raccontarti delle storie per tutta la vita, di quella volta che appunto ho fatto questa grossa polena su questo bombresso e poi aveva i seni troppo grossi e tu sai bene, per forza della gravità i seni vanno in avanti, non rimangono piatti, capisci? E quindi tutti si stupivano che fossero così generosi, così prosperosi, e allora il comandante mi disse per cortesia se potevo sminuire, fare un po' un'operazione chirurgica di questi seni,
E allora mi ricordo che mettemmo un barcarizzo, cioè praticamente una piattaforma sospesa con delle catene sotto la nave, e io così in mare scolpivo questi pezzi di legno che cascavano in acqua, pezzi così, e c'erano i marinai che dicevano: oh, quanto ben di Dio va in mare. L'idea parte sempre da chi ti commissiona l'oggetto, come è successo sempre. Giotto ha fatto tutti gli affreschi nella basilica di Assisi perché i frati gli avevano detto che doveva scrivere le storie. Io lavoro meglio se sono stimolato dal committente. Allora, le differenze della materia, del legno in questo caso, sono sostanziali. Ci sono dei legni durissimi, tipo quello che ho alle mie spalle, il pitch pine, oppure il mogano, il noce, il palissandro, che obbligano la stessa mano, la stessa sgorbia a fare certi tagli. Altri legni più morbidi sono più facili da sgorbiare e quindi sono un pochino più ruffiani. Io preferisco il legno più duro, il legno già vissuto. Infatti io vado sempre alla ricerca di vecchie travi che hanno vissuto già 200 anni. Secondo me la presenza di fisicità, di rumori, di parole, di nascite, di morte che hanno visto quei legni lì mi possono stimolare. La scuola italiana, specialmente di formazione artistica, è molto carente. Hanno tolto delle materie importanti, hanno tolto la storia dell'arte. Io dico ai ragazzi, invece di ritornare a riconoscere quello che è la manualità, alla creazione, al disegno, al modello, noi dobbiamo di nuovo reinventare questa cultura del bello.